particolare essere qui perché sembra di stare in Ucraina, diventa molto attuale la presenza di filo spinato, di guardie, militari, esercito. È sempre importante secondo me venirsi a fare un giro da queste parti perché bisognerebbe rinfrescarsi la memoria sui motivi per cui tutto questo è inutile, tutto questo è tutto molto sopravvalutato, così come è sopravvalutato il progetto, così come è sorprendente invece scoprire che l'alta velocità in valle c'è già e che il Frecciarossa è passato poco fa qui e quindi diventa tutto... è importante appunto rinfrescarsi la memoria per cercare di capire il perché di tutto questo e quindi farsi le domande è importante, continuare a cercare delle risposte, capire perché c'è bisogno di bucare una montagna, perché c'è bisogno di rivoluzionare un sistema, un ecosistema, un sistema che funziona benissimo. Mi hanno raccontato adesso qui che per esempio tutto questo è stato messo su da aprile scorso e fondamentalmente non c'è nessuna struttura oltre a quella che già c'era, però è stato sradicato mezzo bosco per poter mettere questi gersi, questa ferraglia. E mentre lo si faceva, per esempio, una cosa che mi ha colpito molto è che strappando gli alberi dal terreno si è scatenato un fuggi generale di animali, di lepri, di... Che bisogno c'è? E secondo me bisognerebbe rinfrescarsi la memoria proprio ripartendo sempre da zero, perché noi nel continente, noi in Italia non siamo così aggiornati, cioè nel senso io ho bisogno di venire qui per capire perché e per come, perché ogni tanto perché poi me lo dimentico. Sono più di 10 anni che state qui, infatti chiedevo ma non vi siete rotti le scatole, ma non solo voi ma anche loro, non si sono rotti tutti le scatole di questa roba qua? E se in 10 anni ancora non è partito un lavoro, ma ci sarà un perché? Sarà che veramente sta roba non serve? No, bisognerebbe continuare a chiederselo di continuo. Buon lavoro.